Votiamo! Ognuno si assuma le proprie responsabilità, o sì oppure no. È semplice. Ieri sera, così come tutte le altre sere, i consiglieri hanno intascato 150 euro dei cittadini contribuenti per esprimersi, deliberare, trascinare avanti la macchina della città. Anche il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Di Maida, nel corso delle precedenti sedute si è espresso in tale direzione. Il Presidente del Consiglio, cui la Presidente è diretta per conoscenza, trasmetterà all'ufficio legale per il tramite dei dipendenti uffici la pratica MOSES al fine di acquisire il suddetto parere, che dovrà essere reso entro 5 giorni dal ricevimento della Presente. È firmata dal Sindaco. Praticamente è stata incaricata di rendere il parere il funzionario specialista avvocato Rita Salvago, con una nota firma del dirigente dottoressa Inglima, protocollo 2405 del 26/5/2005. Sarà cura mia domani mattina trasmettere tutta la documentazione necessaria. Il tempo assegnato alla funzionaria per rendere il richiesto parere è di 5 giorni dal ricevimento chiaramente del fascicolo. Le assenze in consiglio comunale, lo scarso interesse verso la partecipazione, gli scranni vuoti. Ieri sera anche alcuni consiglieri della maggioranza, Giuseppe Salcedo, Francesco Alfano e Giuseppe Gramaglia, hanno rilevato in negativo l'assenza dei propri colleghi e, rivolgendosi ai consiglieri di minoranza, hanno riconosciuto loro il merito di avere garantito più volte con la propria presenza il proseguimento dei lavori consiliari. E quindi non comprendo, anzi mi viene difficile comprendere perché quando parliamo di altre problematiche che riguardano la città di Agrigento o di regolamento, quant'altro rimaniamo tutti in aula, quando invece il Consiglio deve dimostrare maturità e quindi assumersi le proprie responsabilità, c'è il fuggi-fuggi. Questo io non lo consento, Presidente. Io rimango in aula per una questione di etica, perché sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Sono Presidente della Commissione Bilancio e in Commissione Bilancio, assieme agli altri consiglieri, con gli altri colleghi Tedesco, Amel, Marchetta e Tortorici, abbiamo fatto un lavoro certosino e quindi ritengo che tutti dobbiamo essere presenti. Però devo anche far osservare che se questo andazzo, tra virgolette, dovesse continuare ancora così, sarò costretto anche io ad abbandonare l'aula, perché da un conto che ho fatto, se no siamo 16 o massimo 17 presenti questa sera, quindi di cui l'opposizione al completo, e dobbiamo purtroppo dirlo, questo lo dobbiamo dire, che grazie ai colleghi del centro-sinistra che dimostrano anche maturità e ci danno la possibilità, di quando si parla di debiti fuori bilancio, di tenere a galla il numero legale. Devo essere sincero, quello che ha detto poco fa il consigliere Salcedo lo penso io personalmente da un po' di tempo, e a volte facendomi un conto così semplicistico, limitato, ma questi debiti fuori bilancio devo approvarlo io assieme a qualcun altro? O sono degli atti che devono essere votati dall'intero Consiglio Comunale in quanto è sentenza di un giudice? Io, se fossi il legislatore, ma non lo sono, avrei molto probabilmente regolamentato l'accesso a questo benedetto o maledetto gettone di presenza. Però aggiungo che nella regolamentazione dell'attuale legge vigente, la legge, quell'articolo parla di due concetti importanti, che sono presenza e partecipazione. Sono due cose, sono due parole che hanno una loro rilevanza, rilevanza legale, rilevanza anche etimologica. E se qualcuno ha studiato un po' di latino, sa benissimo che cosa significa presenza, essere davanti, e così pure partecipare, prendere parte. E se il latino non l'ha studiato, gliel'abbiamo spiegato con parole molto ma molto semplici. Pertanto io invito l'ufficio di presidenza, i signori consiglieri,
ad essere presenti, perché nessuno ci ha lasciato in eredità l'approvazione, nessuno di questi debiti fuori bilancio, nessuno però ci ha lasciato in eredità neppure la carica di consigliere comunale. O la si fa in maniera dignitosa, non spettacolare perché c'è la televisione, perché si parla perché c'è la televisione, ma bisogna partecipare ed essere presenti a tutte le discussioni. Tutti abbiamo problemi familiari, però non è possibile continuare in questo modo, sicché politicamente devo dire, grazie anche agli altri consiglieri della minoranza, non li chiamo più dell'opposizione, ma della minoranza, che partecipano alla votazione secondo quello che dice, che dicono i nostri regolamenti e le leggi del nostro Stato. Caro Presidente, qualche volta a me mi viene un dubbio. Mi sa che ho fatto a livello familiare dei debiti e me li devo pagare io e qualche altro. Perché di fatto, in realtà, se andiamo a vedere tutti i consessi che si sono succeduti in questi 3 anni di consiliatura, ci sono sempre le solite persone che con spirito di abnegazione, quasi oserei dire, si sacrificano come se fossero debiti personali e familiari. Mentre ci sono i furbi che vengono qua, Presidente, si pigliano il gettone di presenza e poi non ci dobbiamo lamentare se Agrigento è piena con questa vergognosità del gettone di presenza. Perché se abbiamo adottato una tematica per quanto riguarda le circoscrizioni e abbiamo detto che dobbiamo risparmiare 7 miliardi in 5 anni portando avanti un ordine del giorno che ben 17 consiglieri hanno votato, quando io arrivo a queste commedie e sono sempre gli stessi protagonisti, il consigliere Arnone che dall'alto della sua professionalità affronta i debiti fuori bilancio in maniera puntuale e precisa, e tutti gli altri che siamo qua a condividere e qualche volta a non condividere i suoi ragionamenti. Però la realtà è questa, caro Presidente. Bisogna che anche noi capigruppo, caro Franco Alfano, qualche volta si tirano le orecchie a questa maggioranza che naviga nel buio. Mi sembra di ricordare il vecchio detto di Dante Alighieri al sesto canto dell'Inverno, quando diceva: nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, puntini puntini. Siamo stufi qua e persone per bene in consiglio ce ne sono molti, ma non vogliamo affrontare il fianco a gente che viene qua a ritirare il suo lauto gettone di presenza andandosene e facendosi cavoli suoi, Presidente. Scusatemi la rabbia, consiglieri, però la realtà è questa e ce la dobbiamo dire in faccia. Non possiamo criticare le circoscrizioni che facevano le commissioni e poi veniamo a dare un messaggio patetico che è quello che diamo in questo consiglio comunale.